giornata a tutti. Chi vi parla? Salve a tutti. Claudio Simeoni, c'è Francesco. Parla Francesco. Salve a tutti quanti. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, cominciamo un paio di cosette. Innanzitutto, signori, quelli che ci mandano le mail via internet, a noi ci fa piacere, rispondiamo a tutte le mail possibili, però siccome le mail sono riferite a cose che diciamo in radio, cioè chiaramente chi ci manda le mail ascolta anche la radio, pertanto diamo le stesse informazioni, comunque in ogni caso risponderemo per email e per internet. Internet per noi sta avendo un successo, non dico insperato, perché ci speravamo ben di più, vero Francesco? Comunque sta praticamente raggiungendo persone che impensabili, siamo abbastanza emozionati da questo punto di vista. Siamo incazzati naturalmente col sindaco di Sandrigo di Vicenza, giustamente, visto che ci hanno sospeso le conferenze, solita mafia cattolica, mafia intesa proprio nel senso di mafia, cioè nel senso che non risponde a dettami oggettivi, a dettami sociali, ma fa per vie traverse, va dall'amico dell'amico che l'amico intercede. Questo è un fare mafioso, tanto per essere chiari, no? Le conferenze saranno spostate qui in Radio Gamma, saranno naturalmente presentate al sindaco sia le tracce delle conferenze, faranno una riunione, adesso vedremo cosa succederà alla riunione della biblioteca di Sandrigo. Noi comunque faremo in ogni caso le conferenze qui a Radio Gamma, per cui io chiedo Bobo, fra virgolette, a tutti i radioascoltatori di quelli che è possibile venire il mercoledì sera a sentire le conferenze e a discutere qui a Radio Gamma 5, di essere presenti nel limite possibile. Chiaramente non faremo nessuna pizza, nessun dopo, perché dopo il giorno dopo già sta sempre andare a lavorare, insomma, non siamo. Adesso Francesco vi illustrerà un pochino sia le conferenze sia la cerimonia che faremo all'inizio di maggio. Per cui lascio la parola a Francesco. Allora, io dico un paio di cosette. Allora, le conferenze dovevano essere tenute a Sandrigo, il ciclo di conferenze sulla paura di marzo, è stato sospeso dal sindaco di sua iniziativa. Il sindaco ha risposto pubblicamente a una nostra domanda, di conseguenza non è una cosa privata, una cosa inventata, c'erano 70 persone presenti che hanno sentito la risposta. Ha detto che lui si è sentito nel dovere di sospendere le conferenze, perché le conferenze mettevano in discussione 2000 anni di cultura cristiana. E poi qualcuno si monta la testa. Nel senso che io trovo pericoloso che qualcuno venga a dire: fa le tue idee, non dice sono cattive, sono buone, sono nocive, sono pericolose, non le comprendo. Cioè, già la discussione sulle idee è una cosa tipicamente cristiana, cioè nel senso che già i cristiani hanno il concetto che già nel pensare le cose commetti peccato, perciò è tipicamente cristiano. Ma di fronte a delle persone che dicono: fa, noi non offendiamo, noi non attacchiamo le persone che vogliono essere cristiani, i masochisti che vogliono essere cristiani. Cioè, sono cavolacci loro, sono problemi loro. Cioè, se a loro piace essere masochisti, vabbè, i gusti sono gusti, non ne discutiamo. Noi vogliamo soltanto ma non attaccare il cristianesimo, noi vogliamo soltanto riaffermare cos'è il paganesimo, il politeismo, e di conseguenza, in quanto il monoteismo si dichiara distruttore e avversario del politeismo, ci troviamo non per scelta nostra, ma per scelta loro, ad essere in conflitto con loro. E di conseguenza noi dimostriamo come con l'essere politeisti entra in crisi una concezione monoteistica. Ma noi non diciamo alla gente: vi vogliamo convertire, siete nel peccato, avete bisogno di essere salvati e non comprendete niente. Cioè, se una persona vuole essere cristiana, per noi rimane cristiana, è un problema suo. Noi vogliamo solo la libertà di manifestare le nostre idee, anche perché noi non vogliamo convertire, perché la conversione è tipicamente cristiana, non vogliamo redimere nessuno e non vogliamo salvare nessuno. E il sindaco ha detto: fa, voi mettete in discussione 2000 anni di cultura cristiana. Io trovo normale, anzi, cioè, incoraggiante, se io trovassi qualcuno che sia in grado di elaborare una concezione filosofica o politica o religiosa che metti in discussione 2000 anni di cultura, dico, cioè, è un genio. Esatto, un genio. Sì, ma in effetti ti dico, perché dopo un certo punto uno dice: si monta la testa, cioè, capito? A un certo punto dico, vabbè. Sì, un discorso uno può dire: posso criticare una politica che dura 6 mesi, un anno, una legislatura, ma riuscire a sovvertire dal punto di vista, non parlo pratico, ma dal punto di vista delle basi teoriche, la base del cristianesimo, è significativo questo. Allora, ricordiamo allora il calendario delle conferenze. E anche voglio ricordare una cosa: siccome la riunione per il consiglio della biblioteca di Sandrigo si terrà verso il 21-23 marzo,
gli ascoltatori che sono a San Rigo possono benissimo, se hanno voglia e desiderio, prendersi il sindaco ogni tanto e ricordarli, perché il sindaco ha detto, fa, siccome io sono l'assessore della cultura, ho diritto di partecipare all'assemblea della biblioteca del comune di San Rigo ed esprimere il mio parere e la mia volontà. Di conseguenza, se gli ascoltatori di San Rigo reputano opportuno, possono benissimo fare opera di convincimento, come loro vogliono, presso il sindaco. Sia per impedirci di fare conferenze, sia perché le conferenze si tengano. Sì. Noi ci sappiamo perdere, ecco, sappiamo essere sconfitti. Allora, ricordiamo allora le conferenze quali sono. Allora, mercoledì 8, allora, le conferenze sono fatte con lo stesso calendario, sono fatte qui presso la sala conferenze di Radio Gamma 5 e hanno questo calendario. Mercoledì 8 marzo alle ore 20:30, il libro della paura. Io sarò il relatore, ma hanno coinvolto in questa impresa sulla paura e va bene, l'ho accettato. La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Ed è, mi sono fatto una ricerca purtroppo sulla Bibbia e tutti i termini di paura, e siccome ce ne sono tantissimi, ho dieci pagine di versetti della Bibbia col termine paura, penso che non potremo affrontarli tutti. Ne affronterò solo i più significativi dal mio punto di vista, dalla mia esperienza o dalla capacità di interpretare questi versetti. D'altronde sono tutti quanti terrificanti e paurosi i versetti, perciò non preoccupate. Mercoledì 15 marzo ore 20:30, la paura. Come veniamo condizionati fino dalla nascita dalla paura. Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30, Stregoneria oggi, di Claudio Simeoni, essere stregoni sotto il dominio cristiano. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, Vampirismo oggi, di Silvano Lorenzoni, un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. E torno a ripetere, non aspettate la descrizione del vampiro, quei canini lunghi e la bocca sporca di sangue. No, non aspettatevi neanche lo stregone col pentolone, A proposito dello stregone, della stregoneria, io c'è un'amica che mi ha telefonato ancora 15 giorni fa, che con una discussione col figlio voleva che gli precisassi per il figlio dove va a finire il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico, qualora l'individuo riesca a partorire il corpo luminoso. In coda alla conferenza l'ho fatto questo scritto, è diventato fuori anche abbastanza interessante, perché va ad assolvere a un elemento importante, cioè la percezione del mondo. E allora questa sera alle ore 19, anziché fare il Tommaso Didimo, accidenti sto nastro di fondo, anziché fare Tommaso Didimo, farò dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Per cui tenete presente, dalle 19 alle 20 farò questo, farò dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Per cui l'amica Anna che mi ha telefonato, se vuole o registrarsi o ascoltare, insomma, stasera. Allora, sì. Andiamo avanti con la cerimonia. Allora, sì. Come vi avevo annunciato, domenica scorsa, sabato scorso, ho usato un po' di riunioni con gli amici di Sacre Radici. Allora, è stato deciso di quest'anno di fare la festa di Beltane 2000, sono già molti anni che viene fatta a Lecco, di organizzarla nel Veneto. Il programma sarà 30 aprile, 1 maggio 2000, 1 maggio è festivo, perciò non ci sono problemi particolari. Il luogo dove verrà fatta sarà Jesolo, perciò non preoccupate, al contrario delle altre volte che erano la montagna, questa volta è più caloroso anche, non solo l'ambiente, ma diciamo anche l'ambiente esterno. Allora, prima di tutto spieghiamo cos'è Beltane. Beltane è un nome preso dall'area celtica, però sono festività che esistevano anche nell'area mediterranea. Floralia. Sì, soprattutto. Sono le feste di Floralia. Allora, Beltane era la festa sacerdotale del fuoco sacro che concludeva la stagione fredda, segnava il momento di transizione dalla prima alla seconda parte dell'anno, quella luminosa, la fine della primavera, ma sarebbe meglio dire il suo culmine, è l'inizio dell'estate. La parola Beltane significa letteralmente fuoco di Bel, in cui si riconosce la radice del nome Belenos, e che era il supremo dio della luce, e della dea Belisama, la molto brillante. Durante questo giorno si celebravano i riti della fecondità della terra. Durante la celebrazione si faceva passare il bestiame attraverso due fuochi per preservarlo dalle malattie. Si celebrava la comunione tra l'uomo e la terra, e la comunione tra l'uomo e la donna per la fertilità della donna, della terra stessa. Ci possono essere alcuni pagani che danno delle interpretazioni diverse sul termine terra. Giustamente bisogna farle rimarcare, comunque ne sarà tempo di dibattere durante la festività di Beltane. Allora, io do un attimino il calendario di Beltane 2000. Allora, Beltane 2000, 30 aprile, 1 maggio.
Jesolo Venezia, programma 30 aprile 2000, ore 14, cerchio di presentazione, cerchio sarà, di presentazione sarà moderato in cui tutti i partecipanti prenderanno parte. Collocazione delle tende, dalle 17 alle 18, Natargi, attività di danza spontanea per celebrare la primavera. Natargi è un tipo di danza che ci sono, che c'è, un tipo di musica. Non tutti devono partecipare, cioè nel senso che certo. C'è chi vuole. Allora, non è necessario spogliarsi nudi. È facoltativo. È facoltativo, vabbè. Ore 20, passaggio di purificazione tra due fuochi, spiegazione di Beltane. 21.30, falò, libere improvvisazioni individuali o di gruppo, canti, tabuni e danze, praticamente si sa un rituale collettivo e uno parteciperà come vuole. 1 maggio 2000, Beltane con il palo di maggio e poi appunto alle 13.30 c'è il cerchio di chiusura. E cos'è il palo di maggio? O anche alcune raffigurazioni le trovate all'interno della raffigurazione storica della Rivoluzione Francese, che era l'albero della libertà. Praticamente era un rituale collettivo di unione e di alleanza delle forze delle persone che partecipavano. Si mette un palo al centro, si crea un cerchio magico, si attaccano dei nastri colorati, si indanza, gli uomini vanno in senso orario, le donne in senso antiorario, ogni volta che incontri una donna, una volta passa alla sua destra e una volta alla sua sinistra, si finisce intorno all'albero e si legano i nastri come simbolo di unione. E logicamente si può andare piano, si può andare di corsa, allenatevi insomma. Allora... Le iscrizioni sono a numero chiuso, cioè nel senso che sia noi sia i amici di Sacre Radici hanno detto non facciamo una cosa puramente folcloristica, facciamo come una cerimonia religiosa, di conseguenza esiste un pathos, un sentimento di chi partecipa, visto che ci saranno anche persone che, fra cui esiste un affiatamento ma anche persone nuove, limitiamo il numero delle persone in maniera tale che si possa creare questa unione, perciò chi è interessato si faccia vivo, perché appunto ha raggiunto il numero delle iscrizioni previste, noi blocchiamo tutto e non ci saranno deroghe. Allora, tutti i partecipanti, come facciamo per il rituale di Asiago, se vogliono partecipare ci facciamo quattro chiacchiere prima, ci chiariamo cos'è, se hanno dei dubbi li dicano, se hanno delle domande da fare, se hanno delle spiegazioni da richiedere, se ne parla, si discute, si spiega e ci si conosce. C'è un piccolo appunto, cioè tutte le persone che sono venute sull'altipiano di Asiago abbiamo visto che sono state tutte corrette, no? Sì. Cioè non ci sono state, perché tutte le persone che sono venute sull'altipiano di Asiago, se vogliono venire sappiano di mettersi in contatto, perché la porta è aperta, esatto, per tutte loro. Perché questo? Perché abbiamo già verificato, cioè abbiamo avuto un incontro, ci abbiamo parlato assieme, abbiamo visto, vissuto alcune assieme. Sono più vicine, altre un po' più lontane, cioè non è importantissimo questo, però siccome hanno avuto un comportamento corretto, tutte quelle persone sono tutte... Sì, non hanno problemi, cioè, basta che loro, perché il problema nostro è che noi abbiamo stabilito, in quanto ci verrà fatta con più regione, abbiamo stabilito un limite massimo, che oltre al quale sarebbe difficile gestire un rituale religioso, perché se facciamo una festa ci possono anche 500 certo. persone, se facciamo un rituale religioso, gestire un sentimento religioso, a meno che non si faccia come i cristiani, che sono delle cose carnevalesche, è difficile gestire un sentimento di tipo certo. pagano, cioè con tante persone, perciò le iscrizioni sono limitate. Ecco, una cosa particolare per chi partecipa. Gli altri invece si mettono in contatto e parliamo un pochino. Sì, tutto... Ci saranno anche altre iniziative. Chi vuole può venire anche alle conferenze, dopo le conferenze possiamo parlare. Io parteciperò alla festa soltanto per preparare il cibo. E chiaramente parteciperò alle discussioni, parteciperò al forse anche al cerchio, adesso vedremo. Però io partecipo esclusivamente per preparare il cibo, anche perché per me questa festa, che è importante per chi la fa, però per me è un po' diversa dal mio modo di essere. Perciò chi vuole parlare con Claudio in cucina è l'occasione d'oro. Se qualcuno vuole aiutarmi a tagliare carote e cipolle, insomma è sempre benvenuto, per carità. No? Sì, non sarà solo, cioè, chi vuole appunto trovare un sistema, oltre che a trasmissione parlare con Claudio, gli dà una mano in cucina, di conseguenza ha bisogno anche di parlare. Ecco, un'unica avvertenza che noi avremo, e siccome ci sono parecchi oggetti rituali e magici, allora gli oggetti rituali e magici sono individuali e non possono essere toccati o utilizzati senza il consenso dei proprietari, cioè questo vale per chi, per il proprietario, che dà un valore al fatto che l'oggetto lo tocca soltanto lui, non è che il valore sia nell'oggetto stesso, è soltanto il legame che il partecipante dà a quello strumento. Cioè praticamente ci sono tamburi, strumenti musicali, strumenti di suono, oppure strumenti simbolici, tipo fuoco, acqua, terra, aria, cioè degli strumenti che appartengono alla singola persona, che la persona portandoli nel cerchio, cioè portandoli con sé e ostentandoli o usandoli, li carica con la propria energia vitale.
cellulare, li carica con l'energia vitale del cerchio e gli dà la sua direzione personale, la sua direzione soggettiva. Andare a mettere le mani su oggetti sacri senza che ci sia un patto, su un'armonia col proprietario, è come derubare il proprietario della sua magia. Per cui è un'avvertenza particolare che noi facciamo, cioè gli oggetti magici che sono personali, magari li potete fregare col coltello, la forchetta o la sedia da sotto il culo, cioè non è importante questo, ma l'oggetto magico in sé va assolutamente rispettato, cioè piuttosto marcisca sul posto, se il proprietario se lo dimentica, ma va rispettato, questo è un'avvertenza un po' per tutti. Sì, cioè non pensate che comunque sia come il percorso dei paramenti sacri, perché ad esempio a me è successo di partecipare a rituali in cui c'era della gente che aveva calicetti e poi aveva talmente problemi ad accendere un fuoco che io sono un buon fuochista, mi diceva: vabbè Francesco, mi accendi il fuoco per favore nel calice, nel senso che sono, diciamo, di fronte alla necessità anche queste cose vengono superate, cioè, non prendetela come il discorso dei cristiani che l'ostia deve essere consacrata e cose, cioè, queste sono cavolate dei cristiani, cioè, nel senso che è soltanto un legame affettivo, cioè, nel senso basta, insomma. Ecco, per chi vuole partecipare do delle indicazioni proprio tecniche, cioè, perché anche alcune, diciamo, delle cose che verranno utilizzate nel rituale sono fondamentali. Allora, cosa assolutamente necessaria per partecipare? Tenda, sacco a pelo e quant'altro serve per dormire e igiene personale. Vestiti colorati per beltane, chi li vuole portare, logicamente non siete che siete vincolati. Un fior da piantare per beltane. Uno dei rituali consiste, cioè, siccome appunto tutti devono partecipare, non esiste un sacerdote o degli officianti che fanno e gli altri assistono. Ogni partecipante è un officiante e ogni partecipante è un sacerdote. Allora, ogni partecipante porta un fiore, si esce dal cerchio magico e si pianta il fiore. Tutti devono adesso farlo. Adesso non offendo Francesco, non è vero che ogni officiante è un sacerdote. Ogni partecipante è un pontefice, perché in questo momento i pagani hanno tutti il diritto al titolo di pontefice, perché sono dei costruttori di ponti. Per cui non buttiamoli giù a rango. Sì, va bene. Allora, strumenti musicali personali, tamburo, nacre, eccetera. Non importa se non sapete suonare, cioè nel senso non è un concorso musicale, serve soltanto per creare un momento di aggregazione e di manifestazione. E nessuno verrà giudicato se è capace di danzare bene, danzare male, o sa suonare bene o sa suonare male. Eventuali oggetti totem personali da caricare di energia durante beltane. Ad esempio, una usanza durante beltane è inserire all'interno del cerchio magico, vicino all'albero di maggio, degli oggetti che uno vuole caricare. E uno può portare qualsiasi cosa, logicamente basta che non sia troppo ingombrante, insomma. Qualcosa che rappresenti simbolicamente cosa voglio lasciare da buttare nel fuoco. Uno dei rituali consiste, si passa tramite un fuoco di purificazione come si faceva anticamente, e qualcuno può dire: io voglio lasciare qualcosa. Oltre per determinare maggiormente la volontà di lasciare questa cosa, uno può portare un oggetto simbolico, non la cosa che vuole lasciare, cioè un oggetto simbolico, e la butta nel fuoco per bruciarla. Cioè, la suocera, potete lasciarla nel fuoco. Di conseguenza, codice simbolico, potete dirlo ad alta voce che gli altri partecipano a questa cosa, potete anche non dirlo, cioè dire, o se no dite: io non ho nulla da lasciare, si può anche fare questo volendo. Vestiti comodi per danzare Natargi, che possono essere stessi per beltane, qualcosa per chiamare ognuno dei quattro elementi, aria, fuoco, acqua, terra, esempio un foulard o sciape per l'aria, contenitore con chiglie per l'acqua e così via. Questo poi è una cosa fondamentale, un nastro del colore che si vuole, lungo almeno 5 metri e di larghezza da 3 a 5 centimetri. Poi, di cosa si è fatto, come si è composto, l'importante è che ci sia questo nastro per partecipare. Ci sarà una quota di partecipazione che comprende solo le spese vive per organizzare la cosa, e io qui avrei terminato le cose. Chi vuole contattare, logicamente, gli ascoltatori possono chiamare in trasmissione, dopo la trasmissione possono chiamare, venire qua, possono mandare un messaggio di posta elettronica. Per gli altri manderemo dei... Possono dare un colpo di telefono. Sì, ecco, nel senso che per gli altri chi manderemo il volantino, manderemo l'invito, manderemo certo. Anche i numeri telefonici a cui chiamare, insomma. Ecco, io avrei concluso. Questa è la festa che verrà fatta il 30 aprile e il 1 maggio. Per cui questa è la data e verrà tenuta a Jesolo. Per cui in quel periodo c'è abbastanza caldo, insomma, sì. Tranquillamente. Bene, detto questo, naturalmente arriverà il gruppo Sacre Radici. Questo è un rito iniziato dalla vicca, da una viccana, da una strega viccana,
e tenuto in piedi dal gruppo Sacre Radici, che noi assistiamo, diciamo, in questo e partecipiamo, cioè ha una sua funzione, una sua utilità ed ha una sua magia, cioè la magia dipende dalla magia delle persone che vi partecipano, dal loro modo di essere. Pertanto se uno dice voglio fare partecipare a un rito, ricordatevi sempre che in tutti i riti pagani c'è una grande componente di soggettività. Perché questo? Perché ogni individuo partecipa con se stesso, con le sue predilezioni, con il suo divenuto, con le sue trasformazioni, col suo pudore, col suo modo di essere, col suo sentimento, per cui chiaramente ogni partecipazione è soggettiva, è personale ed è intima. Per questo dico sempre, i riti pagani, quando non sono pubblici, manifestatamente pubblici, cioè quando, finché non decideremo di fare un rito in piazza San Marco o non so, piazza delle Erbe, cioè un rito pubblico, finché faremo riti di potere personale o di piccoli gruppi, sono sempre riti riservati, non sono segreti, sia chiaro questo. Se le forze dell'ordine chiedessero nomi e cognomi di partecipanti e luogo di partecipazione, non c'è nessun problema dare questo e questo, tutti i dati, però sono riservati, nel senso che si difende quello che è il sentimento religioso delle persone, che per noi è la cosa più preziosa. Questo deve essere chiaro, insomma. Sì, ma infatti appunto, poi tra l'altro quello che voglio ribadire è che è un rituale appunto privato, che va tenuto in proprietà privata, di conseguenza c'è, proprio perché c'è la volontà di dare valore, e perché ha valore la cosa. C'è una legge sulla privacy, c'è una legge sulla privacy, e questa legge, se è un modo per essere applicato il termine privacy, è proprio rispetto all'intimo delle persone, esatto. Cioè proprio una cosa sacra al di là di qualunque cosa, insomma, per cui figuratevi, per questo non ho problemi di dare il nome dei partecipanti a poliziotti o carabinieri nell'esecuzione del loro ufficio, cioè non come persone, ma nell'esecuzione del loro ufficio, perché sono tenuti alla privacy. Chiaramente devono farlo come istituzione, non come singole persone. Cioè il poliziotto che viene a chiedermi, perché lui è poliziotto, va a cagare. Il poliziotto che viene a chiedermi d'ufficio con un mandato, con delle condizioni precise, può avere le informazioni. Questo deve essere chiaro, insomma. Sì, beh, premesso che comunque, anche se lo facesse per il suo ufficio, la prima cosa che noi faremo sarebbe un esposto per le discriminazioni di tipo religioso. Sì, beh, dopo questo un altro che noi gli possiamo anche dare, la prima cosa che lui farebbe, si prenderebbe sicuramente un esposto per violazione di diritti religiosi. Sì, comunque volevo precisare, perché vogliamo che sia riservato, e i termini della riservatezza, ecco, questo è il punto, questo mi interessava. Dopodiché ho voluto precisare la cosa istituzionale, perché sì, sappia che non sia assolutamente di fronte, anche scusa, anche se fosse a mio avviso, se anche un poliziotto che chiede qualcosa dal punto di vista ufficioso, noi come posizione di istituto, ufficioso no, ufficiale, in questo caso anche se quella fosse ufficiale, a nostro avviso è un abuso, e noi la prima cosa faremo una denuncia immediatamente verso il tipo che ce la chiede, cioè non ci sottrarremo all'obbligo di legge, però noi applicheremo la legge contro di lui. Comunque questo dopo lo studiamo attentamente, non si è mai verificato né per Asiago né per altri posti, per cui no. Vabbè, è una informazione così, prendetela per quello che è, basta, insomma. Boh, cominciamo la trasmissione normale, mi scelgo un attimino, beh, se no qua, e dopo continueremo con i nostri discorsi. Poi un'ultima cosa, così chiudiamo tutto quanto, ricordo sempre il discorso che poi in aprile c'è la cena del Musso, il venerdì santo c'è la cena del Musso. La cena del Musso, a cui tutte le persone sono invitate, e questa non è neanche riservata. Esatto. Questa non è neanche riservata, per cui fate un po' voi. Se qualcuno soffre della mancanza che non può partecipare alla cena del Musso, può benissimo venire. Continua a soffrire. Allora, riprendiamo il nostro discorso sul mobbing. Il mobbing visto dal punto di vista della stregoneria, la stregoneria, tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Siamo arrivati alla definizione del mobbing, vi ricordate l'altra volta? Vi avevo parlato del discorso di Kennedy. Riprendiamo dal discorso di Kennedy per andare avanti. Mi servirò di estratti di immagini di Garrett Morgan. Prigionieri del processo del gruppo, il 17 aprile 1961, l'amministrazione Kennedy fece partire la tentata e fallita invasione di Cuba
con lo sbarco alla Baia dei Porci di 1200 esuli anticastristi. Più tardi il presidente Kennedy si chiese: come abbiamo potuto essere così stupidi? Con il senno di poi il piano appare completamente sfasato. Peraltro questo piano non era mai stato messo seriamente in discussione ed era andato avanti grazie a quel processo che lo psicologo Irving Janis definisce pensiero di gruppo. Kennedy e i suoi consiglieri avevano inopinatamente condiviso delle illusioni e delle norme operative comune che bloccavano la loro capacità di pensare lucidamente e facevano sì che non mettevano in discussione la fattibilità delle loro idee. Il carisma del presidente e un certo senso di invulnerabilità hanno contribuito all'autogiustificazione dei processi in corso e hanno prodotto il conformismo di pensiero fra i consiglieri e i dirigenti amministrativi. Le opinioni cui si amava credere venivano ad essere sostenute da forti tendenze razionalizzatrici. I singoli individui venivano inibiti dall'esprimere eventuali dubbi da un forte senso di consenso scontato. Tutta una serie di individui si davano spontaneamente da fare per proteggere il presidente da quelle informazioni che potessero mettere in crisi la sua fiducia in se stesso. Ne seguì che il progetto di invasione preparato dalla CIA andò avanti senza che le ipotesi su cui si basava e da cui dipendeva il suo successo venissero seriamente valutate. Di questa situazione prendo in esame cosa si è costruito attorno a Kennedy: un pollaio. In quel pollaio tutti dovevano essere ossequianti alla gallina più importante e tutte le galline in ordine gerarchico si davano un grande affare per beccare ogni gallina che osasse inserire la propria soggettività o capacità valutativa nella propria casella anziché essere ossequioso e osservante al proprio ruolo di yes man, l'uomo che dice sempre sì padrone. Yes man è l'uomo che dice sempre sì padrone. Le illusioni che bloccano la capacità di pensare e il senso di invulnerabilità erano il prodotto dell'educazione cattolica infantile. Era l'identificazione di Kennedy col Dio padrone e con l'onnipotenza infusa che da quell'identificazione derivava. Dal momento che Cuba aveva un'organizzazione sociale che Kennedy non concepiva, sicuramente i cubani si sarebbero schierati dalla sua parte perché, essendo lui ad immagine e somiglianza del Dio padrone, vuoi che possa esistere un sistema sociale diverso da quanto egli concepisce e appoggiato dagli esseri umani di quel sistema sociale? Le voci dissenzienti vennero messe a tacere attraverso la selezione di consiglieri prima e l'applicazione sistematica del mobbing nei confronti di chi osava criticare. Leggiamo alcuni passi di una lettera apparsa sul giornale La Repubblica in data 26 maggio 1999. Il mobbing è ben noto nell'ambiente ospedaliero e universitario e costituisce quasi la regola in ogni caso di cambio di vertici. Ridurre al minimo l'autorità dei collaboratori più preparati sembra essere il primo pensiero del nuovo padrone. Con questo obiettivo i ruoli vengono variati, gli incarichi cancellati, le attività ostacolate. Ho avuto modo di sperimentare personalmente questa situazione due volte, ma ho osservato il fenomeno del mobbing in numerosi altri reparti, specie se aperti a possibili guadagni libero professionistici. Allora l'azione diviene ancora più pressante per ottenere rapidamente risultati redditizi, eliminando la concorrenza nella filosofia che anche una foglia piccola fa ombra. Le mie esperienze con i ricorsi ai tribunali amministrativi, un mio ricorso presentato nel 1988 non ha avuto risposta fino al 1998 quando ho rinunciato a proseguire l'azione, sono defatiganti e deludenti fino a quando gli amministratori delle USL potranno utilizzare liberamente il pubblico denaro per sostenere le spese giuridiche necessarie ad accrescere i tempi già lunghi dei tribunali. Anche le sentenze favorevoli al ricorrente saranno vanificate. Appare evidente da questa lettera che quando una persona è sottoposta a mobbing, sia sugli ambienti di lavoro che nel sistema sociale, non esiste possibilità di sottrarsi al mobbing seguendo le regole comunitarie in cui il mobbing si produce. Così, anche se un qualche consigliere di Kennedy gli avesse suggerito la stupidità di quanto stava facendo, sarebbe stato isolato. Le sue intenzioni non erano quelle di far riflettere, ma quelle di voler far carriera o di denigrare il presidente. Subito gli yes men
si sarebbero organizzati per sputtanarlo, impedirgli ogni azione, impedirgli di esprimersi. Gli yes men non temono l'errore, sanno gestire i tribunali per impedire a chiunque di nuocere loro. Loro temono che la loro insicurezza, la loro incapacità venga svelata da quell'unico individuo che, apparendo più intelligente di loro, riveli di quanta merda grondino. Il linguaggio è fatto apposta, eh? Quando l'azione alla Baia di Porci è fallita, gli yes men affermarono: cosa volete da noi? Lo ha ordinato il presidente? Noi abbiamo soltanto obbedito agli ordini. Eppure, costoro hanno agito come in un'altra lettera pubblicata dalla Repubblica il 15 maggio 1999. Sono figlia di una donna vittima di mobbing. Il mobbing è una forma di terrorismo psicologico, esercitato sul posto di lavoro da colleghi o datori di lavoro, caratterizzato prevalentemente dall'emarginazione sociale, ma che può arrivare fino alla violenza fisica. Le conseguenze psicologiche e psicosomatiche di questo fenomeno sono gravissime per il lavoratore, ma lo sono altrettanto per l'azienda stessa in termini economici. Il mobbing, come attività attraverso la quale gli incapaci, riaffermano il dominio dell'ignoranza nei confronti di chi, in grado di esprimere una propria soggettività interpretativa, non risponde meccanicamente alle sollecitazioni della struttura. Gli incapaci, come massa, annientano chi esprime costruzioni dimostrando la loro incapacità. Questo è il risultato di 2 millenni di imposizione dei Vangeli e della feroce guerra all'intelligenza umana organizzata dai cristiani e dai cattolici in generale. Se un individuo è intelligente e positivo, è un patrimonio importante per il sistema sociale, in quanto da quell'intelligenza e da quella propositività si arricchirà. Questo vale per un'azienda come per uno Stato o un qualunque sistema umano organizzato. Se quel sistema organizzativo è retto da una struttura gerarchica, l'individuo intelligente o propositivo non è più visto come un arricchimento, ma come un pericolo e una minaccia per la struttura stessa. Nella prima epistola ai Corinti, Paolo afferma: Considerate, oh fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto gli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. Di più, Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno poteri per far vergognare i forti. Anzi, fra le persone del mondo, Dio ha voluto scegliere quelle di umili natali, disprezzate, tenute in nessun conto, come non fossero, per ridurre a nulla coloro che sono. Dunque, ridurre a nulla coloro che sono. Questa direttiva ha attraversato la storia per 2000 anni, distruggendo la propositività sociale e fornendo, attraverso gli adattamenti sociali, psicologici ed emozionali, i moduli comportamentali per l'organizzazione di una pratica di mobbing, pur senza che nessuno la programmi o la organizzi. I meccanismi attraverso i quali scatta sono quasi automatici, pur prendendo il via da atteggiamenti e volontà di alcuni soggetti che, fra virgolette, annusano il pericolo. Coloro che sono, nell'esempio di Kennedy che si è preso come riferimento, sono quelle persone che, elaborando soggettivamente i dati, erano pronti ad indicare falli e difetti nel progetto di invasione. D'altro canto, il mobbing ha agito anche prima, nella scelta dei consiglieri. Aveva in pratica selezionato chi era disposto a diventare yes man, in quanto era ritenuto in grado di addombrare i consiglieri più importanti. Così i consiglieri più importanti hanno pensato bene di ridurre a nulla quelli che sono. Dove sta la differenza fra chi viene ridotto a nulla e chi riduce a nulla mettendo in pratica operazioni di mobbing? La differenza sta che chi pratica il mobbing fonda la sua esistenza ricoprendo quel ruolo. Il ruolo qualifica l'individuo. Chi subisce il mobbing è un individuo che qualifica il ruolo. Il ruolo è importante perché lui lo occupa. Nel primo caso abbiamo una manifestazione del potere di avere, nel secondo caso c'è una manifestazione del potere di essere. Per questo motivo diventa imperativo per il potere di avere agire, in quanto anche una foglia piccola fa ombra. Leggiamo cosa ci dice una lettera pubblicata dalla Repubblica del 19 maggio 1999. Il mobbing è un qualcosa di cui la gente, pur sapendo in pratica di cosa si tratti, in effetti o lo ignora o ritiene che chi lo subisce, in fondo,
qualche suo problema, se non colpa, lo deve comunque avere. Nel mio caso, saltiamo i dati, e saltiamo tutti i dati, contro questa trasformazione a dir poco audace per l'assenza di criteri amministrativi adottati, inizia una battaglia legale al TAR, la quale porta nel 1992 a sospensione da parte del Consiglio di Stato per fumus boni iuris del concorso primario. Mi viene chiesto, sulla base di un gentleman agreement, di ritirare il ricorso. Cosa che faccio? Il concorso viene espletato, l'agreement non viene rispettato. Dal settembre 1993 vengo defraudato di tutte le mie prerogative. Sospensione dei turni di guardia, allontanamento che dura tuttora dalla camera operatoria, vengo svilleggiato, isolato da tutti, compresi i colleghi più giovani per i quali ero stato un fratello se non un padre. Dal settembre 1998 sono sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, il contratto da dirigenti siglato nel 96 lo consente, ma la cosiddetta giusta causa è una clamorosa menzogna. Da gennaio mi è stata tolta la responsabilità del modulo di cui ero responsabile e così si è completata nei miei confronti la sistematica opera di annullamento professionale. L'operazione di mobbing è scattata dall'alto, seguita immediatamente dall'aiuto che in questa azione viene da chi sta attorno al soggetto che subisce il mobbing. Chi subisce opera di mobbing non si rende conto cosa sta succedendo, si fida della parola di superiori e subalterni, non immaginando cosa costoro stanno architettando. Il punto fondamentale è che non esiste un programma precostituito di azione mobbing, ma esiste una conseguenzialità delle azioni. Una volta innescata l'operazione di mobbing attraverso alcune azioni, affermazioni o discorsi ritenuti irrilevanti, subiscono delle risposte da parte dei dipendenti o degli individui del sistema sociale in base alle loro aspettative. L'arte del mobbing ha la sua riuscita quando chi la mette in atto riesce a convincersi che quanto fa è perché la persona che sta diffamando è matta. Lui non comprende perché chi sta diffamando deve essere coerente a dei principi morali, a delle regole comportamentali, quando l'insieme in cui egli vive disprezza quelle regole interpretandole a proprio vantaggio personale. Cioè, se io sono contro il lavoro nero come imprenditore, in mezzo a imprenditori che praticano il lavoro nero, chiaramente gli imprenditori che praticano il lavoro nero cercheranno di farmi il culo perché non riescono a capire perché io debba essere contro il lavoro nero quando ho 100 morti sul posto di lavoro tutti i mesi. Questo è matto sicuramente. Chi subisce il mobbing viene fatto passare per paranoico. Non è lui che percepisce quanto si sta organizzando attorno, è l'attorno che per nascondere quanto viene messo in opera agisce affinché costui si autoconvinca di essere paranoico, esattamente come nei processi dell'Inquisizione si torturava la persona affinché questa ammettesse di essere indemoniata, posseduta, aver stretto patti col demonio e consentire ai suoi carnefici di bruciarla senza problemi. Leggiamo da una lettera della Repubblica del 12 giugno 1999. Non credo che il mobbing nei miei confronti sia un'ingiustificata persecuzione sul posto di lavoro. Nel mio caso, infatti, è più che giustificata. Lavoro. Laureato e apprezzato da molti una pubblica amministrazione, dove si gestiscono, sotto forma di concessione di contributi, i miliardi dell'Unione Europea. Da anni mi rifiuto di firmare atti amministrativi illegali, diretti a concedere contributi a fondo perduto illegittimi. Il mio direttore, che per lungo tempo mi ha impedito di richiedere la certificazione antimafia ai beneficiari dei contributi, così come vuole la legge, mi ha perseguitato a un punto tale da costringermi nei prossimi mesi a cambiare sede di lavoro. A differenza di altri funzionari compiacenti, mi ha danneggiato nella carriera e nella retribuzione. Non lavoro in una qualche città del sud inquinata da fenomeni mafiosi, lavoro in Piemonte, nella civilissima Torino, ma per me questa è ugualmente mafia. L'attività del mobbing, è quello che ci sta succedendo a noi per esempio con l'attività dei cattolici, l'attività di mobbing è direttamente legata ai comportamenti mafiosi, dove le relazioni fra le persone non sono dettate dal rispetto delle leggi e delle norme, ma dalla complicità attraverso la quale si evade la legge e le regole sociali. La violazione non è quella dell'omicidio,
che verrebbe punito in quanto sottrae bestiame del padrone, ma quella di impedire l'attuazione della legge e della norma che, migliorando le condizioni sociali o aziendali, impedisce agli incapaci di nascondersi dietro una burocrazia che giustifica e protegge la loro ignoranza. Il mobbing è una tecnica di distruzione sociale derivata interamente dal cattolicesimo e attuata da chi il cattolicesimo ha ridotto all'ignoranza. La necessità di nascondere e proteggere l'ignoranza costringe l'ignorante, usato nel senso di incapace ad alimentare i fenomeni e i meccanismi della sua ragione, a mettere in essere azioni di distruzione sociale, psicologica ed emozionale come diretta conseguenza dell'adesione soggettiva al Dio padrone dei cristiani, distruggendo la capacità degli esseri umani di migliorare il sistema sociale in cui vivono. In altre parole, l'ignorante aiuta il Dio padrone a distruggere la torre di Babele attraverso la quale gli esseri umani danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Bene, io per oggi mi fermo qui, perché sono arrivato alla fine di un capitolo, dopodiché continueremo con elementi visualizzatrici da considerare nell'azione mobbing, alcune considerazioni, alcuni elementi, considerazioni morali come sbarre della gabbia emozionali, e poi andremo avanti con la strategia della stregoneria, l'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo e così via. Bon, Francesco, io... Per oggi mi sembra di aver dato un quadro generale abbastanza sufficiente per continuare il discorso del mobbing. Sì, per ora. Mi fermo qua adesso. Dopodiché, se il mobbing praticamente riprende un po' il crogiolo dello stregone in maniera pratica. Dopodiché il commento alla teogonia l'ho portato avanti. E fra poco riprenderemo il Gesù bastonatore, commenti alla teogonia. E ne avevamo per un altro paio d'anni, insomma, di trasmissioni senza... Tanti... No, io voglio fare invece, se posso andare via. Sì, sì, parti pure, Francesco. Voglio fare un confronto abbastanza carino. Allora, tutti hanno sentito. Partiamo da una cosa di attualità. Andiamo a una roba concreta. E, allora, è stata un'operazione antipedofili su internet, tanto così per far scandalo parlando di internet. Ah, allora. A proposito, guarda che prima di quella notizia c'era la notizia di un abate francese condannato a 10 anni per pedofilia, sempre in quel giorno. Ma guardo poco la televisione, per fortuna. Vabbè. Allora, Focolarino, arrestato, cercava bambini online. Il presidente di una cooperativa di distribuzione di editoria religiosa appartenente al movimento dei Focolarini, che navigando su internet era riuscito a contattare un ragazzino, è stato arrestato. Viene definito: è una persona generosa, apprezzato per il lavoro che svolge, da sempre impegnato anche socialmente. Sin da ragazzo si è impegnato nell'ambito religioso e sociale. Religioso e sociale, sottolineo. Era pagano? No. Era Focolarino? Cattolico, proprio cattolico? È entrato nel gruppo più impegnato della comunità, diventando un Focolarino vita comune, vivendo cioè come un religioso cristiano, questo non inserisco io, consacrato e professando la castità. E allora disse: noi molte volte abbiamo detto che esistono appunto i preti pedofili e che è più facile per un cattolico, un cristiano, essere pedofilo, proprio perché c'è il discorso che glielo dice il suo Dio. Esatto. E questo qui è significativo. Questo lo ripetiamo sempre. Il continuare a dire io mi sacrifico per gli altri arrivi alla fine a sacrificare gli altri. Esatto. E questo, logicamente, questo qui, poi la legge dovrà fare il suo corso, vediamo cosa ne uscirà, però la presenza di preti pedofili, di condanni di preti pedofili consistente, e la presenza di pedofilia è significativa in ambito religioso cristiano. Ma quello che è significativo anche nelle frasi di chi lo difende, si è impegnato sempre socialmente e dal punto di vista religioso, ma per se stesso cosa si è impegnato? Nulla. Assolutamente niente. Non ha detto è diventato qualcuno, ha fatto qualcosa per se stesso. Ha arricchito il sistema sociale, no. Ha migliorato le condizioni di vita. Ma non lo può fare, perché è un dettame religioso. Io voglio leggere come spiega, ora questa è una notizia di attualità. C'è un altro di quei carnevali cappuccini conosciuto che si chiama Raniero Canta la Messa, che dice, fa: che guaio aver dimenticato che il diavolo c'è. Eh sì. Cioè, non scrive... Io lo dirò al mio amico Dimitri questa. Per bruciare... cioè, domenica 27 febbraio, non molti anni fa, non molti secoli fa. E dice, fa: perché
questo cristiano non poteva realizzare se stesso, perché realizzare se stesso è il male. Diceva, citato questo canto alla messa, cita Paolo VI, il male non è più soltanto una deficienza, ma un'efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Una terribile realtà misteriosa e paurosa. Cosa significa? Dice che è un essere efficiente, che vive e che si impegna. E questo è il male. E in quanto lui è pervertito, ma perché è pervertito secondo lui? Perché... Il male è efficiente. Esatto. Il male è efficiente. Cioè, perché è un essere vivo. Allora... Cioè, chiaramente lo uccide questa mente fa. E, ma disse, ma perché il demonio è pericoloso? Fa, ma al demonio non interessano i libri, interessano le anime. Sì. E soprattutto la cosa peggiore che dice sempre questo prete, dice, fa, che contesta il dure alcuni teologi, perché dice, perché questo non vedo che è un'entità non solo simbolica, ma è reale, personale. Cioè, vengono raccontate le storielle del diavolo come peccato e così via. No, il problema loro è che il diavolo è ancora quello di personale, di materiale. Ma allora nel momento, se noi possiamo delimitare e scopriamo che le anime sono nei corpi della gente e che il male è reale ed è fisico, a questo punto come lo fermiamo questo male? Come adesso lo dico io come lo fermiamo. Lo fermiamo, come? Allora. Lo fermiamo logicamente, come dice la Bibbia, uccidendo le persone. Sì, tu devi sapere che le persone hanno ancora capito una cosa, loro non riescono a cogliere dei giornali, no? I discorsi che noi facciamo sulla pederastia. Eppure noi vi avevamo detto che quando, finché la pederastia è l'atto di un individuo, è irrilevante. Quando è all'interno di un dettame religioso, è devastatrice. Ora, perché i cattolici non hanno mai potuto fare niente contro le nostre accuse? Perché, non solo perché le nostre accuse sono reali, ma perché l'università di Wojtyla, l'università ha dovuto mettere a punto un progetto, attenzione, per redimere i preti pedofili.